Buonasera. Buonasera. La poesia ha il dono dell'essenza e ci ricorda puntualmente quale sarà la nostra fine. Guardi che noi non ce ne dimentichiamo, non si preoccupi, è inutile che ce lo ricorda lei, noi siamo, sappiamo. Per piacere. Scusi se parlo nel mio studio, scusi. Dalla mia quarta raccolta di poesie, dal titolo C'è più spazio in casa da quando sei cenere. Scusi, posso fare una domanda? No, per piacere. No, volevo sapere, lei quante raccolte di poesie ha fatto, scusi, giusto per... Quante puntate mancano alla fine della trasmissione? 13 puntate. Ho 13 raccolte di poesie. Ancora? Sì. Che fortuna che abbiamo avuto, caspita, eh? Chi lo doveva andare a immaginare? Per piacere. Riciterò oggi una delle mie liriche che apprezzo di più, dal titolo Hai preso quel treno. Hai preso quel treno. Lo hai preso in pieno. Complimenti per la lirica, guarda, bella piccola ma d'effetto. Complimenti anche da parte delle Ferrovie dello Stato. Che piacere. Oggi mi congedo da voi. Ma ci vediamo domani? Sì, vedo. Ah, beh. Con la poesia più bella di questa raccolta. La raccolta si intitola Stranezze di un incendio. Ogni cosa tra le fiamme si accende. Tu invece ti sei spenta. Mamma mia. Buonasera. Arrivederci, stia bene. Speriamo domani di stare bene pure noi. Stava dicendo, scusi. Ci vediamo domani. Speriamo che ci vediamo domani. Pubblicità, vai. Scusi, fermo, me lo dà un attimo, Playboy? Mamma mia.